perché comprare la nuova Jeep Avenger? Scopriamo insieme i sì e no della nuova piccola Jeep. L'ultima fusione tra America e Italia è lunga 4 metri e larga 1,77 m. Sviluppata sulla piattaforma STLA del gruppo Stellantis, permette di ospitare 4 adulti comodamente. Da notare il bagagliaio, che con 380 litri è più capiente della sorella Renegade. Due le versioni disponibili: 1200 turbo benzina da 100 cavalli con un consumo medio di 5,5 litri per 100 km e una velocità massima che arriva a 185 km/h, mentre la versione full electric monta una batteria da 51 kWh e un motore capace di sviluppare ben 156 cavalli per un'autonomia intorno ai 400 km. Un abitacolo moderno con illuminazione a LED accoglie due display digitali. Lo schermo centrale, da oltre 10 pollici, mostra tutte le info della vettura, come climatizzatore, radio e multimedia. Un secondo display sostituisce il cruscotto analogico. Molto personalizzabile, offre diverse grafiche a seconda dell'utilizzo. Grazie alla gestione elettronica della trazione, non perde l'anima Jeep. La mancanza del 4x4 è mitigata dalle impostazioni della centralina, che permettono alla macchina di gestire ogni situazione. L'Avenger è un'auto molto intuitiva, si fa subito apprezzare per la facilità d'utilizzo e la posizione di guida. Sterzo preciso e cambio soffice si uniscono ad una frizione leggera, tutto semplificato dalla versione elettrica, che risulta estremamente pratica. La nuova Jeep Avenger si rivolge a un mercato urbano. Se sei alla ricerca di un'auto dai bassi consumi, basse emissioni, ma un design accattivante e fresco, questo è il modello che fa per te.